ritrovati dal TG Norba Prima, vediamo subito uno spettacolo che è andato in scena a Conversano. Prunella, vediamo. Un manifesto dell'arte di Simone Prunella, pittore, poeta conversanese autodidatta ed espressione dello spirito più autentico dell'arte naif. La poesia, recitata dall'attore Gianni Piscinelli, rappresenta la sua ricerca come quella di un extraterrestre alla scoperta delle piccole cose, dei sentimenti più nobili e delicati. Sentendo di continuo ed immaginando, il mondo e gli oggetti sono in certo modo doppi. Spontaneità e freschezza, colori vivaci e linee nitide senza rispettare il tracciato geometrico delle prospettive e delle proporzioni, nello spirito più autentico dell'arte naif, sono qualità delle sue poesie e dell'arte pittorica. Il naif è l'ingenuo, il bambino. E lui era così? Lui era così, era di una semplicità, di una puerilità, quel fanciullo bravo, buono, trasparente, amabile. Vorrei pregare specialmente ai più giovani per il loro bene e guardare di riflette a questi fenomeni della natura. Cerchiamo di rallentare questa corsa pazza! Lei ha scelto questo quadro perché? Innanzitutto perché era il quadro che mio padre era molto affezionato. Si immedesimò in uno sceneggiato, insomma, che fece su Antonio Ligabue e ne rimase veramente affascinato da questo personaggio. Suo padre come parlava della sua arte? Lo definiscono pittore naif, ma lui forse non è una definizione che si sarebbe dato da solo. Non sapeva neanche cosa significasse naif, perché effettivamente lui era contadino. Queste sono altre opere di suo padre precedenti? Sì. E siamo andati in pratica in ordine cronologico. Si divertiva addirittura a dipingere su una chiesetta, insomma, a fianco a questa masseria, utilizzando addirittura l'erba, delle olive, i piccoli canti lontani, una spiaggia deserta, un ramo secco trasportato dal vento. Provateci a riflettere tutto questo anche per me, avvocato, ma soprattutto per Simone Prunella, tutto questo era ed è poesia. Grazie. Bravo.